in collaborazione con Oltre la barriera, bentrovati qui sempre sulle Fonti TV per un nuovo approfondimento, un nuovo programma che si occuperà di certificati di investimento, un nostro focus per concentrarci su quelli che sono degli interessanti prodotti finanziari in un contesto e in un momento sicuramente particolare, inizio 2022, con le borse che si riassestano e anzi che si preparano, insomma, per una nuova annata dopo i super guadagni, insomma, del 2021 e parzialmente anche del 2020. Lo facciamo con gli amici di BNP Paribas e allora io do subito il benvenuto ai nostri ospiti. Luca Comunian, Global Markets Distribution Sales di BNP Paribas. Grazie Luca per essere qui con noi, buongiorno. Grazie a voi, buongiorno a tutti. E assieme a Luca, Stefano Cezza, una nostra vecchia conoscenza di Le Fonti TV, consulente finanziario. Stefano, ben trovato e grazie. Ben trovato a voi, grazie a voi. E allora, cominciamo subito il nostro approfondimento, partendo proprio dal titolo che vedete appunto qui in sovrimpressione. Perché scegliere i certificati di investimento? Perché farlo in un momento come questo, sicuramente delicato e molto interessante? Luca Comunian, partiamo da te. Sì, beh, la domanda ovviamente è una domanda importante, ma che trova... risposta un po' su quello che su quelli che sono stati i volumi, l'interesse degli investitori e consulenti finanziari in questi ultimi anni. Un mercato che ha continuato a crescere e che è cresciuto con numeri anche a doppia cifra e soprattutto con una miglior conoscenza di quello che è lo strumento e di quelli che sono i vantaggi dello strumento. Il motivo per cui scegliere i certificati in realtà, a mio avviso, sono due. Quello che noi chiamiamo bond substitution, quindi in un'ottica di investimento in alternativa a quello che è il mondo obbligazionario. Sappiamo che su questo tipo di asset class delle obbligazioni abbiamo avuto rendimenti molto, molto poveri già da anni a questa parte, se non addirittura negativi. Ecco, la grossa parte, la fetta di certificati che sta riscontrando molto successo da parte degli investitori è quella dei cosiddetti cash collect, e a mio avviso non a caso si ricollega bene al discorso che stavo facendo, perché sono prodotti che prevedono dei rendimenti periodici che possono essere da mensili ad annuali, quindi dei cosiddetti premi che vengono corrisposti al cliente e all'investitore, e a scadenza una protezione cosiddetta condizionata del capitale. E quindi è un meccanismo che, se vogliamo, in qualche maniera si avvicina a quello che è il mondo obbligazionario. Abbiamo detto protezione condizionata del capitale perché appunto è soggetta alla condizione. Qual è questa condizione? Sono certificati che investono in soprattutto mercati azionari e possono anche proteggere gli investitori da ribassi di questi mercati azionari fino a un limite che è quello della barriera, quindi a ribassi che possono arrivare anche al meno 30%, meno 40%, fino addirittura al meno 50%. Ecco, qualora i ribassi rimangano contenuti entro questi livelli, e questi livelli tra l'altro prendono il nome di barriera, che è anche un po' il nome della trasmissione, certo. non a caso si ha una protezione del capitale e un rendimento periodico. Ecco, che quindi tanti investitori stanno accettando un grado di rischio ulteriore, se vogliamo, al fine di perseguire però dei rendimenti superiori rispetto al mondo obbligazionario. E questo grado di rischio in più è sicuramente ripagato, perché lato rendimenti, i certificati, a seconda poi del sottostante che si sceglie, possono partire dal 6% per anno fino ad arrivare a oltre il 10% per anno. Quindi abbiamo un grado di rendimento sicuramente superiore rispetto al mondo obbligazionario. L'altro aspetto, l'altro motivo, a mio avviso, sì, è quello invece dell'equity substitution. Quindi, anziché prendere esposizione direttamente sul sottostante, l'azione, che ovviamente
ovviamente sappiamo, come abbiamo visto anche in questi primi giorni del 2022, ci possiamo incorrere in momenti di volatilità e anche di ribassi e quindi subire delle perdite importanti nel portafoglio. Grazie al meccanismo di protezione, quindi di barriera che citavamo prima, per lo stesso identico motivo alcuni investitori decidono appunto di entrare nel mercato equity, quindi azionario, attraverso un certificato che ancora una volta permette di estrarre il rendimento dei mercati azionari, ma lo fa attraverso delle barriere che appunto proteggono da eventuali ribassi, sia a scadenza ma anche in termini di reazione, diciamo, del prezzo giornaliero del certificato rispetto a quello del sottostante. Ecco che quindi i certificati anche in questo senso rappresentano un'alternativa rispetto a prendere esposizione direttamente sul mercato azionario. Di qui, insomma, queste sono le caratteristiche principali, ovviamente. Poi l'asset class dei certificati ha tante altre caratteristiche, cito ad esempio il trattamento fiscale dei certificati, che generano redditi diversi e quindi sono anche uno strumento per compensare eventuali minusvalenze in portafoglio. Quindi l'utilizzo per ottimizzazione fiscale del portafoglio è anche uno degli altri utilizzi importanti dei certificati. E ovviamente in un'ottica di buona diversificazione di portafoglio, inserire questi strumenti può essere un buon complemento a quello che è un po' un portafoglio fatto da diversi strumenti finanziari di investimento e asset class. Perfetto Luca, grazie. Abbiamo messo già tanti temi sul tavolo e tra un po' ci ritorniamo. Luca ad esempio ha parlato di cash collect. Bene, insomma, rimanete con noi che tra un poco andiamo ancora più in profondità. Stefano, mi ricollego a, diciamo, soprattutto l'inizio del ragionamento che ha fatto Luca. C'è un aumento forte di interesse nei confronti di questi prodotti, dei certificati di investimento. Una crescita anche, se vogliamo, in doppia cifra. Ti sorprende questo interesse? E soprattutto cambiamo anche un po' domanda, e di cosa parliamo quando parliamo di certificati? Stefano. No, beh, sicuramente questo interesse non mi stupisce, perché come ha detto giustamente anche Luca, è già ormai qualche anno che i certificati hanno avuto un'esplosione di interesse, perché chiaramente con appunto i rendimenti dei titoli obbligazionari, quindi delle obbligazioni a rendimenti praticamente pari a zero o poco sopra lo zero, è chiaro che la gente ha dovuto andare a cercare il rendimento su altri tipi di strumenti e quindi chiaramente è esplosa la possibilità di andare a investire sui certificati. Il famoso super boom, Stefano, di cui a volte parliamo anche super noi. Super boom, esatto, con un bel meno 0,8 di rendimento, quindi diciamo che un risparmiatore magari dice ok, prendo meno 0,8 all'anno, magari valuto qualcos'altro, anche perché fondamentalmente sappiamo che gli italiani, vero o male, li chiamavamo i bot people, no? Quindi chiaramente hanno una propensione agli investimenti obbligazionari, quindi bot, BTP, le famose poste che anche adesso se ti danno forse l'1,5 a 10 anni è già tanto, e quindi è chiaro che si è dovuto andare a trovare delle soluzioni di investimento alternative. Secondo me poi è chiaro che anche i certificati, il mondo dei certificati è cambiato in questi anni, perché? Perché comunque prima cercavano di venivano fatti veramente per andare a prendere performance molto, molto elevate, ma con rischi anche molto elevati. Adesso, chiaramente, come ha parlato anche Luca prima, ci sono delle selezioni di titoli nei portafogli che sono fatte su titoli chiaramente ben scelti, con profili di rischio bassi, no, perché comunque stiamo parlando sempre di azioni, ma comunque nel range delle azioni, diciamo quelle più capitalizzate, quindi che abbiano una volatilità più bassa rispetto alle altre, per chi vuole chiaramente ottenere dei rendimenti non del 20-30%, ma magari del 6-10%, come ha detto giustamente Luca. Quindi chiaramente anche da parte di chi crea questi strumenti c'è stata una selezione maggiore e anche un abbassamento del profilo di rischio. E quindi chiaramente questo mondo è esploso, giustamente, e ha, secondo me, io, che comunque noi ne abbiamo fatti e ne abbiamo fatti sottoscrivere ai nostri clienti, abbiamo avuto ottime soddisfazioni in questi anni. Quindi chiaramente siamo riusciti ad abbinare un buon rendimento al cliente con un profilo di rischio, grazie appunto alla barriera, abbastanza contenuto, nel senso che chiaramente basta spiegare esattamente quel tipo di strumento è, quindi chiaramente i rischi che uno potrebbe correre, ma anche il fatto di avere le barriere e le protezioni ti permettono di avere sicuramente una tutela maggiore del tuo capitale.
Perfetto, Stefano, torno da Luca Comunian, Global Markets Distribution Sales BNP Paribas, e cominciamo allora ad andare più in profondità. Tu ci hai dato già qualche indizio su dove in qualche modo andremo ad approfondire maggiormente i certificati, e allora possiamo chiamare anche, insomma, possiamo anche chiamare i certificati di questo mese, la proposta dei certificati di questo mese con i nostri amici di BNP Paribas. Hai citato il Cash Collect, mica per niente. Luca. Sì, faccio anche un passo indietro per spiegare qual è il contesto e citare un altro vantaggio dei certificati, la flessibilità. Sì. I certificati sono strumenti finanziari che possono essere di fatto strutturati, creati da noi come emittente in pochissimi giorni e quotati in veramente in pochi giorni lavorativi. Cosa significa questo? E non a caso appunto vediamo anche un cospicuo numero di certificati poi offerti sul mercato. Questo significa flessibilità e time to market, cioè questo significa che noi come emittente riusciamo a strutturare un prodotto e proporlo, renderlo disponibile sul mercato in pochissimi giorni, che equivale a dire capacità di proporre strumenti sempre allineati a quello che è il contesto di mercato o anche al tema di investimento del mercato. Proprio con questa ottica noi abbiamo emesso una nuova gamma di certificati a gennaio. L'anno scorso era un anno dove, se vogliamo, i mercati azionari c'era un'assoluta tranquillità e un sempreverde che vedevamo. E abbiamo visto molto interesse su mercati, ad esempio, americani, listini tecnologici, alcuni temi di investimento come, ad esempio, le società impegnate allo sviluppo dei vaccini. A gennaio il contesto è stato un po' diverso, abbiamo già visto una maggiore volatilità che un po' ci ha fatto capire che forse il 2022 sarà un'altra storia, e abbiamo visto anche una sofferenza da parte dei listini tecnologici e l'interesse un po' che si è che è ritornato, se vogliamo, su titoli europei. Si parla molto del tema inflazione, si parla molto del tema materie prime, metaverso, con l'ultima operazione societaria di Microsoft è sicuramente uno dei temi all'ordine del giorno. Ecco che quindi abbiamo, intanto come sottostante, abbiamo visto uno shift, se vogliamo, verso quello che è un po' l'Europa e l'economia più reale a quale eravamo abituati qualche anno fa, e al tempo stesso poi qualche nuovo tema come il metaverso. Allo stesso tempo quindi parlavamo di volatilità. Ecco, noi nella gamma che abbiamo appena quotato su Borsa Italiana abbiamo cercato di raggruppare tutti questi concetti e offrire una serie di prodotti che fossero allineati al contesto. Provo a aiutarmi nell'andare a presentare con la presentazione, condividendo lo schermo e la presentazione che vi ho portato qui oggi. Li abbiamo chiamati premi fissi cash collect su panieri di azioni. Premi fissi cash collect ci dà già tanti indizi. Il primo che è un cash collect, quindi sono prodotti in questo caso a 2 anni che pagano, come dicevamo prima, dei premi trimestrali e a scadenza hanno una protezione condizionata del capitale per ribassi. Questi sono 15 prodotti, quasi tutti hanno barriera a 60%, quindi per ribassi fino al meno 40%. Abbiamo 2 soluzioni con barriera a 70%, che quindi significa protezione del capitale a scadenza per ribassi fino al meno 30%. Premi fissi è l'altro grande indizio. Di solito nei cash collect i premi sono condizionati alla stessa condizione, ovvero che i sottostanti non abbiano perso più di un tot. In questo caso la soluzione per combattere, diciamo, e proporre qualcosa di interessante visto il contesto di volatilità è stata quella di proporli fissi, ovvero incondizionati. Questi sono prodotti che a 2 anni pagheranno sempre il premio trimestrale a prescindere di quello che è, di quello che sarà l'andamento dei sottostanti. Quindi non c'è questa valutazione, non c'è questa condizione per percepire il premio. Saranno premi incondizionati e si arriverà a scadenza fino a scadenza, dove potremmo andare a valutare invece quello che è la protezione del capitale. Come dicevo prima, quotati su Borsa Italiana, sono prodotti che hanno 2 anni di maturity e un valore nominale di 100 euro. Anche qui 100 euro, quindi un investimento molto accessibile anche per, appunto, per tagli molto piccoli. Andando più nel concreto,
L'altra cosa che va citata quando parliamo di cash collect è la possibilità di scadere anticipatamente. È un fattore molto importante questo, perché la scadenza anticipata cosa significa? Significa che a ogni trimestre o a ogni data di valutazione, questi sono prodotti che ogni trimestre pagano un premio, dicevamo, a partire dal secondo trimestre, oltre a pagare il premio, c'è anche la possibilità che questi prodotti scadano anticipatamente. Se scadono anticipatamente vuol dire che l'investimento si estingue, sì, viene rimborsato il valore nominale di 100 euro e il premio dell'ultimo trimestre in cui poi avviene la scadenza anticipata. E perché la scadenza anticipata? La scadenza anticipata, a mio avviso, è come fosse un take profit automatico, perché quando avviene la scadenza anticipata io ho la certezza che il mio investimento si è concluso con successo. E se abbiamo una scadenza anticipata, vuol dire anche che non arriviamo a scadenza finale. Se non arriviamo a scadenza finale del prodotto, nel caso specifico 2 anni, significa anche che annulliamo quel meccanismo di protezione condizionata, soprattutto nel momento in cui i sottostanti possano chiudere al di sotto delle barriere e quindi questa protezione condizionata appunto venire meno. Se annulliamo il rischio di andare a scadenza, perché appunto abbiamo avuto una scadenza anticipata, di fatto è un take profit automatico che ci annulla il rischio di poter perdere parte del nostro capitale a scadenza. E quindi di fatto è un fattore che spesso ci chiedono come mai inseriamo questo tipo di aspetto. È un fattore che a nostro avviso è un fattore protettivo e che va visto come un elemento positivo. È vero che io ad esempio ho un prodotto a 2 anni che paga premi trimestrali incondizionati magari del 3-4% a trimestre, e quindi se si interrompe prima ovviamente non riceverò quelli successivi, ma è anche vero che, come dicevamo prima, la proposta di certificati, essendo così flessibili e talmente rinnovata, noi emettiamo con cadenza mensile se non addirittura minore, quindi è sempre possibile poi proporre un reinvestimento. Nel caso specifico la scadenza anticipata parte dopo 6 mesi di vita del prodotto e avviene nel momento in cui tutte le azioni dei certificati, che sono sottostanti il certificato specifico, siano al di sopra del loro valore iniziale, del 100% del valore iniziale. Ma poi ogni trimestre andrà ad abbassarsi fino ad arrivare al 75%, quindi il trimestre successivo sarà 95, poi 90, 85 e così via. Cosa vuol dire? Che quindi la condizione per scadere anticipatamente viene di fatto semplificata, viene resa più probabile. Quindi abbiamo un prodotto che paga premi fissi, al di là dell'andamento delle azioni, sì, e che via via aumenta la possibilità di scadere anticipatamente pagando 100% del valore nominale e il premio. E quindi la possibilità di non arrivare a scadenza viene via via aumentata. Ecco, questa è una proposta che noi abbiamo pensato fosse in linea e potesse essere azzeccata, diciamo, rispetto al contesto anche di volatilità che ci possiamo trovare nei prossimi mesi, e l'abbiamo strutturato su vari strumenti, perché il nostro obiettivo, perché emettiamo 15 prodotti e non uno, ad esempio? Perché il nostro obiettivo è quello di rappresentare una gamma che dia accesso a vari settori. Nella slide che sto proiettando vediamo ad esempio il tema delle aziende farmaceutiche, vediamo Unisoftware, Roblox, Autodesk, che sono nomi forse un po' meno conosciuti, ma del metaverso che citavo prima, e basket invece più comuni come un basket assicurativo, un basket su quello che... Sugli energetici anche notavo, Luca. Energetici, esattamente, sì, sul tema appunto dell'inflazione e rincaro dei prezzi, e poi un ultimo basket che invece rappresenta l'Italia con Unicredit, Mediobanca, Stellantis, STM. Questi sono solo 5 dei 15, poi magari scorriamo se abbiamo tempo anche gli altri, ma quello che stavo dicendo è appunto che noi cerchiamo di dare diversi certificati per esporsi su diversi settori, su diverse anche geografie, e poi altro elemento, come possiamo vedere nell'ultima colonna di destra, il premio fisso trimestrale cambia a seconda di quello che è il paniere scelto. Quindi vediamo qui abbiamo dei premi dell'1.5 trimestrale che è dato dal settore assicurativo, e arriviamo a quello maggiore di 3.7 addirittura trimestrale, che è quello del metaverso. Perché questo? Perché dipende anche dalla volatilità dei sottostanti.
un sottostante più volatile vuol dire che ha dei movimenti di prezzo più marcati, più ampi, e quindi ha più probabilità, diciamo, che arrivi alle barriere che abbiamo spiegato prima. Ecco, quindi anche il nostro interesse è quello di offrire un diverso range di rapporto rischio-rendimento. Velocemente scorro anche gli altri solo per far vedere quanto è ampia poi la gamma di sottostanti e di idee di investimento che possiamo percorrere. Abbiamo il primo Tesla, Ferrari, Porsche, quindi automotive. Abbiamo invece un altro Plug Power, Bloom Energy e NRG Energy, che è un po' il settore dell'idrogeno, e così via altri settori anche su azioni americane e addirittura cinesi con Alibaba, JD.com, Baidu. Quindi partiamo davvero dai classici nomi italiani fino ad arrivare invece a temi di investimento anche su altri mercati. Specifica importante: quando noi ad esempio abbiamo un basket di azioni composte da azioni denominate in Hong Kong dollars o piuttosto in dollari americani, ecco, noi abbiamo un certificato che è sempre denominato in euro. Quindi noi stiamo acquistando un certificato denominato in euro, quotato su borsa italiana, che prende esposizione a un sottostante che è denominato in una valuta diversa. Per prima cosa c'è da dire che questi certificati sono dotati di una caratteristica chiamata quanto, ma che di fatto rende immune quello che può essere la variazione tra euro e la valuta del sottostante. Quindi di questo non ci dobbiamo preoccupare, in un certo senso, perché questo rischio di fluttuazione del tasso di cambio non viene, il cliente non è esposto a questo rischio. E l'altro aspetto, se vogliamo, è quello che i certificati ci permettono di prendere esposizione su altri mercati, su altre valute, appunto senza rischio cambio e essendo quotati su borsa italiana in maniera, se vogliamo, facile e economica, nel senso che poi anche i costi di transazione sono quelli del mercato italiano e quindi sono uno strumento anche per cosiddetto market access per gli investitori. Allora, abbiamo ancora 5 minuti scarsi. Vorrei andare subito da Stefano per chiedergli un commento, insomma, su questi prodotti di cui Luca ha parlato. Provo a usare un aggettivo, Stefano, correggimi ovviamente se sbaglio, per provare a inquadrarli in qualche modo. Che ne dici della parola resilienti? A te la parola. Sì, allora, diciamo che secondo me la cosa più bella e che anche è cambiata nel settore del certificate è il fatto, per esempio, sicuramente della durata, perché anni fa tutti i certificati nascevano minimo con una durata di 5 anni, quindi con durate molto lunghe. Adesso il fatto che comunque questi certificati abbiano una durata, per esempio, di 2 anni è anche un'opzione migliore perché il cliente si vede un obiettivo non a lunghissimo termine ma a medio termine, quindi chiaramente è anche più facile da comprendere. Poi il fatto che ci siano queste graduali discese della barriera per avere il ritorno del capitale al 100%, quindi chiaramente anche questa è una tutela nei confronti del cliente, perché appunto dopo 6 mesi la barriera comincia a scendere, quindi chiaramente è più facile avere anche indietro il 100% del capitale. Quindi se un cliente è riuscito nel frattempo chiaramente a avere le sue cedole, che sono in base al tipo di strategia che sceglie, quindi al tipo di azioni o di settore, come abbiamo visto, dei certificati, quindi riesce già a avere il suo ingresso di cedole trimestrali, in più magari non porta il certificato a scadenza perché viene rimborsato prima, si rimborsa, si fa una valutazione poi in quel momento di come sta andando il mercato e se ne può fare un altro magari investendo su altri settori con diverse caratteristiche. Quindi anche questo fatto di essere abbastanza flessibili, di venire incontro a quelle che sono le esigenze del risparmiatore, secondo me sono delle caratteristiche che i certificati hanno man mano sviluppato e che secondo me hanno portato anche maggiore attrazione verso questi strumenti, perché ripeto, prima la maggior parte nascevano e morivano a 5 anni con barriere fisse, invece adesso vediamo che c'è una flessibilità da parte dello strumento nei confronti dei risparmiatori. E allora, ultima battuta, Luca, torno da te e ti chiedo, conoscendo insomma sia il tipo di clienti e il tipo di richieste che arrivano dal mercato e osservando i prodotti che ci hai mostrato, più o meno il vento
in questo periodo? Dov'è che va di più? Verso, abbiamo fatto gli esempi, non so, il farmaceutico, vedo che c'è un prodotto con Moderna, AstraZeneca, Bayer, Johnson & Johnson, che si ricollegano ovviamente ai vaccini. Ce n'è un altro che dicevamo sugli energetici e sulle utilities, Tenaris, A2A, Enel, Eni. Ho fatto due esempi, però insomma, fiutando e annusando il vento, più o meno in che direzione si sta andando in questo periodo? Luca, ti chiedo brevemente, che siamo vicino alla chiusura. Sì, assolutamente. Guarda, posso rispondere a questa domanda un po' vedendo i flussi, guardando i flussi che stiamo vedendo in questi giorni. Sì. Vedo interesse molto per l'Italia, credo ci sia una fiducia anche poi a seguito delle news di carattere anche un po' politico di questo weekend. C'è molta fiducia sull'Italia e sul recovery plan, anche sull'Europa, devo dire, il tema c'è molto interesse, però i prodotti che in questo momento stanno riscontrando più interesse sono sicuramente questi due basket che stavi facendo vedere tu su azioni italiane e questo non c'è dubbio. Vediamo anche molto interesse poi su un po' un ritrovato interesse, se vogliamo, su quello che è il mondo dei travel, quindi società che appunto riguardano le airlines soprattutto, che erano andate molto, anche questo che giustamente stai facendo vedere, perché era stato un tema importantissimo nel primo trimestre del 2021, si era un po' spento successivamente, invece questi primi giorni del 2022 rivediamo di nuovo fiducia in questo settore. Per cui sono un po' queste le cose che stiamo vedendo in questo momento. Stefano, prima di salutarci, una piccola domanda anche per te, osservando appunto, anche dando un occhio anche tu alle offerte, insomma, alle proposte di BNP Paribas. Ce n'è uno che ti ha incuriosito in particolar modo, o quantomeno un settore che tu, insomma, segui con attenzione e che quindi potresti considerare altrettanto interessante alla riflessione che ci ha dato Luca, che è assolutamente fondamentale? La fiducia nei confronti della politica italiana, diciamo due parole che raramente vanno assieme, fiducia e politica, sta creando quantomeno interesse su alcuni di questi prodotti. Stefano? Ma guarda, ti dico, io per mia indole sono abbastanza sterofilo, quindi a me piacciono sempre prodotti che investono in settori appunto come può essere la comunicazione, appunto quello che citava prima Luca, addirittura che investe nei settori della distribuzione cinese, perché a me piace comunque diversificare il portafoglio. Devo anche dirti che la realtà italiana, effettivamente con la quale comunque noi ci confrontiamo, è una realtà invece abbastanza portata ai titoli italiani, cioè diciamo che l'italiano tendenzialmente vuole investire sulle cose che conosce, quindi sono i titoli della nostra borsa. Quindi se tu fai una proposta anche interessante con titoli americani, adesso faccio un esempio, Intel, Netflix, che comunque sono società che tutti conosciamo ormai perché le utilizziamo quotidianamente, e le compari con Tenaris e Enel Eni, sicuramente il risparmiatore italiano ti sceglie Tenaris, Eni, Enel, e magari ti lascia quella. Il mio gusto personale invece è cercare di andare a prendere più, non diciamo rischio, ma comunque più movimento su strumenti che sono un po' più volatili rispetto a quelli italiani. Però questo è il mio gusto personale, ripeto, la maggior parte del risparmiatore italiano invece, secondo me, poi magari Luca me lo può confermare, va invece su settori più tradizionali che conosce meglio. Eh sì, ce l'ha confermato in effetti Luca, proprio insomma nell'ultima risposta che ci ha dato. Sì, 30 secondi, anche se devo dire che effettivamente l'anno scorso invece avevamo visto tantissimo interesse per il settore Nasdaq, quindi tutti i titoli tecnologici erano sicuramente stati sotto la lente di ingrandimento. Visto i ribassi degli ultimi mesi si è un po' perso su questo, ma comunque rimane un settore molto di estremo interesse. L'altra cosa che volevo dire è che poi tutti questi prodotti, lascio solo un riferimento al nostro sito internet investimenti.bnpparibas.it, dove appunto possiamo trovare tutta la documentazione e anche il valore dei certificati in denaro lettera, e quindi il nostro sito è sicuramente un punto di partenza poi per andare a investire in questo tipo di prodotti, dove si può trovare tutta l'informativa. E allora, finisce qui la nostra prima puntata di Oltre la Barriera. Speriamo di esservi stati d'aiuto, e intanto io ringrazio innanzitutto Luca Comunian, Global Markets Distribution Sales, BNP Paribas, che ci ha aiutato insomma a costruire questa prima puntata, e lo faremo anche la prossima volta. Quindi Luca, grazie, buon lavoro e alla prossima. È stato un piacere, grazie a voi, buona giornata.
E grazie anche a Stefano Cezza che ci ha accompagnato in questa prima puntata, in questo inizio di avventura con BNP Paribas e con Oltre la Barriera. Stefano, grazie anche a te. È stato un vero piacere, grazie. Buona giornata. Rimanete con noi, rimanete sulle Fonti TV. In collaborazione con